Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il 23 ottobre l'Assemblea ha commemorato il senatore Adalberto Minucci, consigliere regionale nella prima e nella seconda legislatura, scomparso il 21 settembre scorso all'età di 80 anni. Il Consiglio ha poi approvato la proposta di riordino delle province. Si prevede la riduzione da 8 a 6 con l'accorpamento di Biella Vercelli e Novara VCO e il mantenimento delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Mercedes Bresso, Uniti per Bresso. Credo che meglio avremmo fatto ad accettare la proposta del CAL, riducendo a 4 le province, permettendo loro quindi di avere un minimo di risorse per svolgere le proprie funzioni. Così temo il governo ci darà uno schiaffo, nel senso che accetterà la proposta del CAL e non quella del Consiglio regionale. Ciò a me pare molto grave. Luca Pedrale, Popolo della Libertà. È stato un successo del territorio e del buon senso. Non è vero che non abbiamo risposto al governo, anzi abbiamo dovuto proprio rispondere a una richiesta del governo. La regione ha preso una decisione precisa, quella di voler la provincia federata Biella Vercelli e della provincia Novara Verbania Chiusi Ossola. Sempre il 23 ottobre l'Assemblea ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica lo statuto dell'ente per istituire il collegio dei revisori dei conti, al quale verrà soggettato il controllo della gestione finanziaria regionale. Il provvedimento dovrà essere approvato in seconda votazione fra 60 giorni, come previsto per tutte le modifiche dello statuto della regione. I volontari del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte, AIB, saranno insigniti della massima onorificenza della regione. Lo ha deciso il Consiglio regionale all'unanimità. Il sigillo è stato assegnato come riconoscimento per l'importante attività svolta non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nel fondamentale lavoro preventivo di controllo e monitoraggio del territorio. Metodologie e principi della cultura liberale, quale futuro? È stato il titolo dell'Alexio Magistralis di Piero Ostellino nell'incontro promosso dal Centro Pannunzio. Ostellino è politologo di fama internazionale ed editorialista del Corriere della Sera, di cui è stato anche direttore. Sentiamo Piero Ostellino. Ritengo di vivere in un paese dove il liberalismo non è molto diffuso e quindi in qualche modo fare proselitismo di pensiero liberale mi pare che sia doveroso da parte di chi è liberale da quando era ragazzo, grazie all'Università di Torino e a due grandi maestri del liberalismo che sono stati Alessandro Passarin d'Andrève e Norberto Bobbio. Ariose visioni, ventagli pubblicitari e immaginario collettivo è il titolo della mostra, visitabile fino al 16 novembre alla Biblioteca della Regione. Sul tema della pubblicità viene anche svolto un ciclo di conferenze il mercoledì pomeriggio. Prossimi appuntamenti 31 ottobre, il 7 e il 14 novembre. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.